Vai, comincia con Andrea. Domanda per Andrea. Sì, ciao. Si può non segnare da attaccante ma fare una partita di un certo impatto come quella che hai fatto tu, al di là dell'assist, ma di tutto l'impegno che hai messo dall'inizio alla fine? Ma alla fine quello che contava oggi era passare il turno, perché noi ci teniamo molto a questa competizione e avevamo voglia di passare il turno, voglia di giocare. Magari c'erano dei giocatori che magari avevamo giocato un po' meno, però avevamo voglia proprio di dimostrare oggi di passare il turno. Che tipo di stagione è questa? Io non credo che sia giusta la traduzione, perché... Allora, si può giocare da attaccante senza segnare ma avere comunque un impatto decisivo? No, me lo devo fare in inglese, credo che non sapevo che sarebbe successo, tre giorni che dico non lo fa succedere. Question: can a striker have make an impact on a match without scoring? Answer: yes, actually what matters to us was the result, and we're happy that we managed to get a win, and because we really wanted to go through. There were some players who have not really played that much this season, but they really played well and gave it all. Ti chiedo anche che tipo di stagione state vivendo con tutti questi problemi, con questi infortunati, eppure la squadra è sempre lì a reagire, come stasera e anche con l'Atalanta, quando ve la siete giocata alla pari. Ma siamo una rosa molto competitiva, abbiamo molti giocatori, chiaramente ci mancano dei giocatori fondamentali come Cudi, Anguissa e Victor e gli altri, ma... E quelli che entrano in campo devono sempre farsi trovare pronti, lavoriamo in settimana per questo, e quindi dobbiamo seguire l'indicazione del nostro allenatore e continuare così. Question: the team has reacted well despite so many injuries. Answer: yes, we have a competitive squad. We know that there are some players missing at the moment, like Anguissa, because of injuries. But all the other players, when they are called upon, they are always ready. The important thing is to follow the instruction and do what the coach asks from us. So. L'Europa League, ci sarà uno spareggio con le squadre che scendono dalla Champions League, difficile. Quali sono le ambizioni però? Perché questa squadra sta dimostrando di non pensare, di non voler cedere su nulla, di voler lottare fino alla fine per arrivare a qualche cosa. Sì, chiaramente andare avanti in Europa League era un nostro obiettivo fin dall'inizio della stagione. Speriamo di fare una bella partita ai sedicesimi, di avere lo stadio pieno. Chiaramente scenderanno le squadre di Champions, sarà... Una bella partita, ma più partite ci sono, meglio è per noi. Question: what are these teams' ambitions? The team seems to always to be ready to fight to the end. Answer: yes, we really wanted to go through and stay in the competition. We are aware that now we're going to face some team dropping from the Champions League, but that's the beauty of it, the challenge, and we always want to challenge other good teams. Ok, ringraziamo Andrea. Grazie.